l'argomento di cui parliamo adesso è The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Parliamo di uno Stato che è composto da una grande isola più una porzione di un'altra isola, che in questo caso è l'Irlanda. Ci sono altre cose che vanno insieme, però diciamo la parte essenziale è questo. Per parlare del Regno Unito teniamo conto del fatto che al proprio interno è distinto in grandi regioni, diciamo four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland, Irlanda del Nord. Per inquadrare bene l'argomento possiamo utilizzare i gesti ripetendo i termini che ci interessano. Quindi sarà The United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. Ripetiamo. The United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. Ok, andiamo avanti. Passiamo a prendere in considerazione la Gran Bretagna di per sé. La Gran Bretagna non è altro che una grande isola che a sua volta è costituita da tre grandi regioni: Scotland, Wales e England. Quindi possiamo dire che Great Britain consists of Scotland, England and Wales. Mi raccomando, non staccate il Galles, tenetelo sempre per attaccato, altrimenti va per i fatti suoi. Va bene? Grazie. Lo ripeteremo poi fra poco nuovamente. Andiamo avanti. Ripetendo le cose così come l'ho detto io, la cosa che vi chiedo è di considerarvi il vostro specchio, quindi di ripetere con me nuovamente utilizzando anche i gesti. Allora, possiamo dire quindi che the United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. Great Britain consists of Scotland, England, Wales. È chiaro? Great Britain plus Northern Ireland equals the United Kingdom. Ok, andiamo avanti. Proviamo a ripeterlo insieme. Provate a ripeterlo voi insieme a me. Io faccio scena tutto, eh? Allora. United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. Great Britain consists of Scotland, England and Wales. Ok, bravo, possiamo andare avanti. Cioè, quali sono le relative capitali? La capital city, the capital city of Scotland è Edimburgo, in inglese Edinburgh. Ci siamo? Vediamo quali sono le altre. The capital city of England, questo lo sapete tutti, è London. And the capital city of Wales is Cardiff. Ci siamo? The capital city of Northern Ireland is Belfast. Ok. The capital city of the United Kingdom is London. Quindi Londra è la capitale del Regno Unito, ma anche di una grande regione che sta all'interno del Regno Unito, che è l'Inghilterra, che tutti conosciamo. Benissimo. L'argomento è quindi The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Non a caso la denominazione precisa di questo Stato è questa. Noi per abbreviazione lo chiamiamo The United Kingdom, ma in effetti questa è la denominazione, quella ufficiale, è composta appunto da queste due grandi porzioni di territorio. Adesso voglio che anche voi facciate la cosa insegnandola a cogliere l'uno all'altro. Allora, il meccanismo sapete come funziona? Class? Yes! Teach! Thank you.
questo genere di cose.